lo so che dura. Comunità educante allargata. Questo è il modo in cui vorrei presentare l'Istituto Comprensivo Belforte del Chienti che ho l'onore di dirigere. Perché questo? Primo, perché è una comunità, quindi il senso di appartenenza a una comunità. Secondo, perché è educante, quindi è ben specifica, si occupa dell'educazione e della crescita dei nostri ragazzi. Allargata, perché secondo noi la scuola può fare tanto, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno dell'aiuto delle famiglie, ovviamente, abbiamo bisogno dell'aiuto del territorio e tutti coloro che collaborano appunto con noi. È una scuola che un tempo era chiamata sperimentale e poi nel tempo ha acquisito invece il pieno titolo di indirizzo musicale, dove i ragazzi possono studiare musica. Qual è il compito nostro? Di dargli i primi rudimenti, farli appassionare al suonare uno strumento. Adesso abbiamo il pianoforte, il clarinetto, la tromba e la chitarra. Quattro strumenti che riescono anche a suonare insieme. Ciao a tutti, sono Massimo De Lorenzi, l'insegnante di chitarra dell'Istituto Belforte del Chienti. Sono qui proprio perché nella sezione musicale di questa fantastica scuola potrete imparare a suonare questo meraviglioso strumento. In tanti anni di insegnamento ho capito che la lettura non va proposta come una forzatura ai ragazzi che appunto incontriamo in questa fascia d'età. E la lettura deve essere una scoperta consapevole che avviene lentamente e bisogna aiutare i ragazzi a capire che tipo di lettori sono. Cambiamo i testi alle canzoni in modo tale da mettere, da proporre argomenti di chimica, di biologia, di scienze in generale o di matematica, in modo tale che i ritornelli che rimangono impressi nella mente dei ragazzi vengano utilizzati dal ragazzo stesso per imparare un concetto che, se invece arriva la prof e glielo spiega in maniera classica e normale, magari non lo memorizza, non lo ricorda, non gli piace. Passo per volta capisco e preparo, è così che divento un bravo scolaro. Solo la memoria non mi può bastare, c'è la comprensione che devo attivare. Il nostro compito principale è quello di costruire percorsi individualizzati, percorsi unici, perché unico è ogni ragazzo. Però questo lo si fa se alla base c'è la fiducia, quindi noi chiediamo sempre alle famiglie: fidatevi di noi, possiamo sbagliare, certamente che sì, però se lo facciamo in buona fede. Noi ascoltiamo le famiglie, ascoltiamo i ragazzi soprattutto e ci ascoltiamo fra di noi. Per cui fidatevi di quello che noi mettiamo in campo per far sì che ognuno di questi vostri figli, che ormai sono anche un po' nostri, raggiunga il proprio successo formativo. Questo è l'obiettivo principale.